Mezzanotte. Questa settimana in orbita su Tele Capodistria un regista rock and roll, Giovanni Pianigiani. Nella notte i nostri cuori erranti che si saldano in una lega inossidabile che ci proteggerà inesorabile. Un nuovissimo film appena uscito il tuo. E l'ultimo che ho fatto si chiama, è un film di un'ora e mezza, un lungometraggio, si chiama La canzone della notte. È una fiaba noir moderna che è tutta attorno a... ho scritto 8 canzoni insieme a un musicista, lui mi ha fatto la musica, io ho scritto i testi, così mi sono inventato anche paroliere. E intorno a queste canzoni abbiamo creato questa storia di amicizia, di amore, c'è un po' di horror anche qui, perché io spesso lavoro nell'horror. Ed è venuto fuori questa specie di film musicale, questo è un film musicale molto poetico, molto tutto ambientato di notte a Roma, in questo nightclub, e incentrato su un cantante che io avevo conosciuto a Roma, un cantante particolarissimo che si chiama Frank Amore, che è un cantante melodico che lavorava sia, diciamo, tra le cose della New York, Liza Minnelli e il canto italiano. Giovanni, adesso vivi a Roma, sei andato via da Trieste, come mai? Ah beh, è una cosa obbligata. Per provare a far cinema bisogna andare in Italia, bisogna provare ad andare a Roma, c'è poco da fare. E poi c'è questa cosa strana che è vera di Trieste, che stonosce poi, almeno per quello che mi riguarda, ho sempre fatto fatica. Un esempio, ho fatto solo ultimamente un corto a Trieste e tutti mi dicevano sì vengo, c'era uno che diceva ti faccio via la fotografia. E questo poi non ci chiama, lo chiamiamo, dice ma ci viene a fare la fotografia del film? Non posso, devo pitturare casa. O un altro, no, non posso venire perché mi sono reso conto che un film siamo in tanti e mi odio la gente, e go stress, quella famosa cosa dei triestini, ciò che stress, no, basta. È una città piena di talenti, secondo me. Lo si vede nella musica, nella pittura, in queste cose qua. Piena di stimoli perché siamo in crocevia, però va a finire che forse facciamo un po' fatica a fare le robe a lungo termine. Allora un film, semplicemente un film lungo, lo devi organizzare bene, lo devi... e va a finire che abbiamo questa mentalità un po', sa, tra il mare e la collina, vai in Varosandra, si vive bene. Un certo dice, ma cavolo me ne fai... Manchiamo un po' di, secondo me, di attitudine a fare delle cose a lungo termine, mentre invece un gruppo, le canzoni, fare i pittori, eccetera, quello riusciamo bene, però sinceramente sono sempre temporaneamente fuori Trieste, Trieste si torna sempre. Contatto, una collaborazione, niente meno con Irigheira.
Beh, collaborazione, non facciamola così grossa. Comunque, no, siccome io sono amico, diciamo, di tutti e due, più di John Somare che di Michael, però mi ha chiamato Michael stavolta e ci ha proposto una cosa di fare un pezzo, adesso non vi dirò che pezzo è, naturalmente, e fare un'edizione con loro che cantano, con altra gente che sarà sopra. Praticamente volevano un gruppo, diciamo, rock con delle sonorità un po' particolari, tipo le nostre. Ho detto, why not? La linea in diretta da Berlino, Salone Gemma, per i saluti finali dopo questa grande puntata con Wet Tones, Dorothy, Giovanni Pianigiani. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo naturalmente che potete trovare In Orbita su Facebook e MySpace. Un caro saluto da Ricky, ma soprattutto un caro saluto dai Russos.